adesso devono vedere la partita, che Sky contro in diretta. Stadio Azzurri d'Italia di Castellana Grotte, 27esima giornata del girone B del campionato di prima categoria. Si sfidano la prima e la terza della classe. Amici sportivi di Eventi in Diretta, benvenuti appunto dall'Azzurri d'Italia, dove oggi trasmetteremo il big match di giornata del campionato di prima categoria. La Truglie Grotte, prima in classifica con 52 punti, riceve la Trio Calcio Surbo, finalista di Coppa Puglia, che proprio qui giovedì prossimo sarà impegnata contro l'Omnia di Bitonto, una partita dove i salentini cercheranno di accorciare le distanze dalla vetta della classifica e dove i castellanesi vorranno invece allungare per il rush finale che li vedrà impegnati per 8 volte da qui fino al termine del campionato. Qualche sorpresa in entrambe le formazioni: mancano i due bomber, manca Daddato nelle fila della formazione castellanese, in panchina per scelta tecnica, 17 reti per l'attaccante putignanese, in panchina anche Protopapa per la Trio Calcio Surbo, quindi il miglior realizzatore della formazione di mister Rollo, che dall'inizio del campionato a questa parte ha messo a segno ben 12 reti. Quindi i due allenatori hanno deciso di cambiare parzialmente quelli che sono gli schieramenti base. Andiamo a leggere le formazioni in campo: Truglie Grotte con Ventrella tra i pali, Recchia, Palazzo e Agostino, Vinci, Pagnelli, Sabatelli, Gentili, Amoruso, Giardino, Massafra, molto probabilmente 4-3-3 per mister Vito Sgobba, che ha a disposizione in panchina Montaruli, Mastronardi, Gianandrea, Terafino, Semeraro, Cosenza e Daddato. Mentre per il Surbo scenderanno in campo Gabrieli, Mento, Libertini, Lentini, D'Argento, Giannone, Poletti, Fracella, Romano, Bruno e Carlà. A disposizione di mister Rollo ci sono con il numero 12 Aprile, con il numero 13 De Dominicis, con il numero 14 Colapietro, col 15 Scuglia, col 16 Longo, col 17 Prinari e con il numero 18 Protopapa, indisponibile Montinaro. Per la formazione salentina in campo con la maglia bianco-blu, attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, maglia arancione invece per la Truglie Grotte di mister Sgobba. Arbitrerà la partita il signor Rizzi della sezione di Foggia. Vediamo subito il calcio d'inizio che sarà per la formazione castellanese, che molto probabilmente non scenderà in campo con il 4-3-3, bensì confermerà il modulo di San Marzano di domenica scorsa, quando è scesa in campo con il 4-1-4-1. Qui accanto a me per il commento tecnico della partita, mister Paolo Sgobba. Mister, che partita può essere? Due squadre che si giocano una grossa fetta di campionato quest'oggi. Buongiorno a tutti. Inizialmente sicuramente sarà una partita difficile, perché sono due squadre che hanno dimostrato in tutto questo campionato di poter giocare bene a calcio, occupano posizioni importanti. Il Truglie Grotte, diciamo che è capolista da quasi inizio campionato. Il Surbo, diciamo che è lì, e anche il fatto che in finale di Coppa conferma il fatto che sia una squadra di valore, quindi mi aspetto una partita difficile per entrambe le squadre. All'andata fu 2-1 per la formazione della Truglie Grotte sul campo di Surbo. Dicevamo, Truglie Grotte capolista con 52 punti, segue la terza a 48, poi a 47 proprio il Surbo con il Massafra, 45 per il San Marzano e il Brindisi, 41 per il Talzano, 36 per l'Acquavia e per il Crispiano, 33 punti per il Ginosa, 32 per lo United Mottola, 30 per il Norba Conversano, 25 per il Capurso, 23 per il Palagiano, 19 per la Don Bosco Manduria e l'Atletico Azzurri Santa Rita, mentre a 2 punti il Fanalino di Coda US Conversano, che la Truglie Grotte riceverà tra 2 settimane. Dicevamo, un Surbo che ha guidato la classifica anche per un bel pezzo del girone d'andata. Dopo il pareggio iniziale sul campo del Palagiano ci furono ben 4 successi consecutivi per la formazione salentina, che batte 4-1 il Mottola, poi 2-1 il Brindisi in trasferta, 3-2 la terza e 1-0 in trasferta l'Azzurri Santa Rita, poi il pareggio contro il Talzano, altre 3 vittorie consecutive, quella sul campo della Don Bosco Manduria, in casa contro il Norba Conversano e a Capurso per 3-2, poi un breve periodo di flessione proprio cominciato dalla sconfitta casalinga contro la Truglie Grotte, a cui fece seguito il 3-0 contro il Crispiano. Momento più grigio poi è stato quella delle 3 partite consecutive: la sconfitta a Massafra per 3-0, quella in casa contro il San Marzano, mentre vediamo che il Surbo passa subito in vantaggio con una rete di Poletti che appoggia in porta dall'out di destra, un tocco sotto misura che va ad anticipare Ventrella, quindi cambia risultato dopo 2 minuti e 20, rete della Trio Calcio Surbo, ha segnato Poletti, qui impreparata la difesa della Truglie Grotte.
Sì, una bella palla in verticale del centrocampista del Surbo. Palazzo si è fatto trovare fuori posizione, è stato preso alle spalle da questa palla, dove è stato bravo l'attaccante a mettere dentro. Dubbio il fatto se sia entrato o meno, da qua insomma non ho tutta questa certezza, però resta di fatto l'errore difensivo. Poletti porta subito in vantaggio la formazione del trio calcio Surbo dopo 2 minuti e 20. Impreparata la difesa castellanese, beccata proprio dal numero 7 della formazione salentina, uno dei migliori giocatori under dell'intero campionato, un classe 1994 Poletti. Attenzione adesso alla Trulia Grotte che prova ad attaccare da sinistra, nulla di fatto, con il pallone che si va a perdere a fondo campo, lo rimetterà in gioco l'estremo difensore del Surbo Gabrieli. Dicevamo Surbo che forse ha perso le possibilità di fare un girone di ritorno di testa con le 2 sconfitte consecutive contro Massafra e San Marzano, poi un buon girone di ritorno per la formazione salentina che ha totalizzato 17 punti nelle 9 partite finora disputate, mentre un super girone d'andata per la Trulia Grotte con 38 punti nelle 16 partite. Poi una breve flessione per la formazione di Sgobba nel girone di ritorno con 14 punti nelle 8 partite disputate. Girone di ritorno partito con la sconfitta interna contro il Talsano, poi continuata con il successo di misura per 1-0 sul campo del Manduria, poi il 2-1 sul Norbe, la sconfitta di Capurso, la vittoria sul Crispiano e poi ben 2 pareggi consecutivi contro Ginosa e Massafra prima del successo di San Marzano di domenica scorsa. Quindi un campionato ancora tutto da giocare per la formazione di Sgobba e quella di Mister Rollo, con un Brindisi che potrebbe anche inserirsi nella bagarre, un Brindisi che ha perso solo 4 punti per strada nel girone di ritorno. Eh sì, il Brindisi è una squadra che piano piano, come anche io pensavo, è venuta fuori, una squadra con un grande organico, anche con uno stadio niente male diciamo per la categoria, ma soprattutto una squadra di valore e che lo sta dimostrando sul campo, quindi sarà un'insidia per le prime posizioni. 5 minuti e 10 nel corso del primo tempo. Ricordiamo il risultato è cambiato 2 minuti e mezzo fa con il gol messo a segno da Poletti per la formazione della Trio Surbo. Di subito strada in salita per la squadra della Città delle Grotte e di Alberobello. Ricordiamo la fusione tra Trulie Grotte, tra Alberobello e l'FG di Castellana Grotte, che comunque disputava più che altro campionati di calcio a 5. È stato dato vita alla Trulie Grotte, formazione che ha la sua sede sociale qui a Castellana e disputa le partite in casa proprio qui all'Azzurri d'Italia. A seguire adesso questa azione della formazione castellanese con il numero 8 Gentile. Il pallone arriva tra le braccia di Antonio Ventrella che la rimette in gioco andando a servire Vinci, poi Pagnelli oggi in posizione di difensore centrale, Giardino, pallone all'indietro per lo stesso Vinci, ancora Pagnelli, allarga sulla sinistra dove c'è Palazzo, lo stesso Palazzo prova a scendere palla al piede a servire il suo compagno di squadra, il numero 7 Tiziano Massafra, anzi Alessandro Sabatelli. Riesce lo stop al giocatore alberobellese della formazione della Trulia Grotte, prova a ripartire adesso con Lentini Surbo, capitan Giannone, la sfera per il numero 10 Bruno, viene rimontato da un giocatore avversario, poi porta palla Andrea Gentile, viene fermato dal numero 4 Lentini, il giocatore ex Grottaglie Galatone, ancora un rimpallo a centrocampo, alla meglio il Surbo con Bruno che prova a servire Carla sulla sinistra, cerca di andare via l'esterno salentino, per lui esperienza in eccellenza con la maglia del Novoli, dove è giunto proprio a Surbo.
va a formare una sorta di trio d'attacco con il numero 9 Romano e con il numero 7 Poleti. Sta giocando alto nel tridente di Mister Rollo, una sorta di 4-3-3, quello del Surmo con al centrocampo Bruno Lentini e Fracella. Giannone d'Argento sono i due centrali, a sinistra Libertini, a destra Mento invece nella difesa della formazione salentina. Ancora una palla vagante, prova Pagnelli ad allontanarla, sfera arriva tra i piedi di Palazzo, prova a lanciare Massafra sulla sinistra, scende Massafra, prova un dribbling, ancora Massafra, entra in area di rigore, la sua conclusione ribattuta poi Amoruso e la palla viene messa in rete dal numero 7 Sabatelli. Cambia di nuovo subito il risultato qui all'Azzurri d'Italia dopo 8 minuti e mezzo. Non so se il pallone fosse già dentro sulla deviazione di Sabatelli, comunque gol che attribuiamo al numero 7 della formazione della Trulli e Grotte. Bravo Massafra, la sua conclusione non perfetta, la respinta di Gabrieli, poi sul tiro il tapin vincente di Sabatelli. Gli esterni sono il punto di forza del Trulli e Grotte. In questo caso abbiamo visto come un lancio ha smarcato benissimo l'avanzata di Massafra sull'out sinistro. Purtroppo in un centrocampo a tre si rischia di lasciare sguarnito un lato debole, in questo caso Massafra è stato bravo a puntare, a mettere in mezzo, e il portiere forse poteva fare meglio. Però c'è da dire che è stata una bella azione, quindi come stavamo dicendo prima, una bella partita difficile e combattuta ma divertente. Risultato che è cambiato già due volte nei primi 10 minuti. Vediamo anche una discreta cornice di pubblico oggi a Castellana. Va giù Amoruso, pallone che è stato recuperato da Lentini, poi Bruno, su di lui Sabatelli. Vediamo Bruno, va a duettare con un compagno di squadra, si tratta del numero 11 Carlà, poi l'intervento di Giardino a centrocampo, il fallo del numero 4 del Surbo Libertini. Di calcio di punizione per la formazione della Trulli e Grotte. Siamo quasi all'undicesimo di gioco, risultato sul punteggio di 1-1. Massafra salta ancora un avversario, cerca di servire Amoruso, Agostino ancora per Massafra, pallone all'indietro aperto sulla destra dove c'è il numero 2 Recchia, Gentile, pallone sul secondo palo, c'è Amoruso, viene anticipato dall'intervento di D'Argento. Fallo laterale Trulli e Grotte, adesso sull'out di sinistra, rimessa battuta in questo istante, lo stesso Massafra all'indietro per Palazzo, va a duettare ancora con il numero 11, prova la conclusione, il tiro arriva tra i piedi di Amoruso che non riesce poi a controllare il pallone. Vinci all'indietro per Ventrella, Agostino, Giardino, Giardino porta avanti il pallone, va a scambiare con Gentile, scende Sabatelli dalla destra, ancora Sabatelli, va a servire Recchia che nel frattempo è sceso, pallone messo in mezzo, Amoruso non aggancia, sfera arriva ad Agostino che poi viene anticipato da un giocatore avversario, porta palla avanti Carlà, su di lui Gentile, Carlà è bravo a saltarlo, ancora Carlà cerca un dribbling, il pallone poi giunge a Ventrella. A rimetterlo in gioco Massafra, Gentile, Agostino, il capitano della formazione della Trulli e Grotte, Sabatelli scambia vicino con Giardino, pallone ancora per Sabatelli
Gentile, pallone allargato sulla destra per lo stesso De Wirecchia, che prova a metterla in mezzo. La torsione di Amoruso e la grandissima parata di Gabrieli. Protagonista adesso il portiere del Surbo. Grande intervento sul colpo di testa di Amoruso. Sì, la partita si decide qua, sugli esterni. Il Surbo, sia con l'esterno Carlà che con l'esterno Paceri, penso che dovrebbe fare un po' più attenzione almeno in fase di ripiegamento, perché il Trulli Grotta è molto bravo a buttarsi dentro. A te Flavio. Pallone in mezzo, prova a coordinarsi Pagnelli per la conclusione, poi Amoruso. Facile per Gabrieli, che rimette subito in gioco. Termino, dico, devono stare attenti in fase di ripiegamento, perché sugli esterni sono molto pericolosi i Trulli Grotta, con il terzino che si butta dentro o anche il centrocampista che fa il movimento, e quindi riescono di creare sempre due contro uno. Ancora Massafra, bravo dalla sinistra, viene fermato, poi Carlà supera Recchia, ancora bravo Carlà che continua a portare il pallone sull'out di sinistra. Carlà cerca di saltare anche Vinci. Carlà, un grandissimo gol del numero 11 del Surbo, che lascia praticamente sul posto tutta la formazione, l'out di sinistra della difesa del Castellana, della Trulli e Grotte, e va a depositare in rete alle spalle di Ventrella. 2-1 quindi per la formazione salentina. Un Eurogol di Carlà. Sì, un gol bellissimo di Carlà. È stato abile prima a resistere al fallo che ha ricevuto qua sulla parte di sinistra, e poi a puntare in uno contro uno Vinci, che è un giocatore difficile da saltare. Non ha funzionato tutto alla perfezione nella difesa del Trulli Grotta, però un bel gol. Cambia ancora il risultato al quarto d'ora quindi. Trulli Grotta 1, Trio Calcio Surbo 2. Ha segnato un gran gol Carlà. Forse un po' da ridire sulla posizione di Recchia, che è stato lasciato sul posto dal numero 11 della formazione del Surbo, che praticamente è andato a prendere palla nella sua tre quarti di campo. Ha seminato tutta la squadra castellanese. Prima di depositare alle spalle di Ventrella in diagonale. Ora Sabatelli andrà a restituire il pallone alla formazione del Surbo. Rinvio di Gabrieli. Colpo di testa di Vinci. Poi Agostino. Amoruso. Ancora Amoruso, poi Massafra, messo giù sull'out di destra. Sarà calcio di punizione per la formazione di Castellana. Si incaricherà della battuta, credo, lo stesso Tiziano Massafra. Due uomini in barriera per Gabrieli. Parte Massafra con il sinistro, palla in aria, va a saltare il numero 3 Libertini, poi il capitano Giannone di testa ad allontanare. Nuova rimessa laterale per la squadra in maglia arancione. 16 minuti e mezzo, 2-1 Surbo. Agostino, Gentile, cerca di saltare un avversario. Gentile, bravo a recuperare palla Bruno. Poi ancora Carlà, va a servire sulla destra Poleti. Ancora Poleti, lo scambio con Carlà, c'è spazio per la conclusione. Carlà, ancora un dribbling, Carlà va al tiro, Ventrella in angolo, ma ancora una grande azione del numero 11 del Sur. Nata questa volta da un errore a centrocampo di Gentile, che aveva lo scarico facile sull'avanzata di Devi sulla destra, ha preferito tentare un dribbling in mezzo a campo rischioso perché la squadra non era ancora disposta benissimo, e diciamo che il Surbo è stato bravo a ripartire il contropiede, e per poco non andava a segnare la terza rete.
corner adesso per la formazione del Surbo. Pallone tagliato sul primo palo, ancora l'intervento di Ventrella, poi Pagnelli cerca di uscire palla al piede, questa volta subisce fallo da parte di Fracella. Tutto già il calcio di punizione dalla formazione della Città delle Grotte. Massafra, Gentile, pallone allargato sulla destra dove c'è Sabatelli, ancora Sabatelli prova ad accentrarsi, scarica per Gentile. Recchia, ancora Recchia, forse si porta il pallone fuori, lo va a recuperare la formazione del Surbo con il suo numero 9 romano, anzi era il numero 3 Libertini che aveva recuperato quella sfera. Ventrella va a raccogliere questo pallone, adesso lo rimetterà in gioco, credo vicino per Pagnelli. A ricevere adesso il pallone il numero 3, anzi il numero 4 della formazione della Trulli Grotte, Agostino. Palazzo, Pagnelli, ancora Pagnelli, lo scambio con Vinci, porta avanti il pallone Luca Vinci. C'è un lungo a cercare la testa di Giardino che prolunga per Amoruso, c'è l'intervento di Giannone, poi Bruno a metterla lunga per un compagno, non c'è nessuno, la sfera arriva direttamente tra le braccia di Ventrella. Agostino, Giardino, ancora lo scambio tra i due. Palazzo, altro pallone lungo, c'è il controllo di D'Argento. Lentini, Poletti viene anticipato bene da Pagnelli questa volta. Massafra, sfera sulla sinistra, vediamo Massafra, poggia l'indietro per Palazzo, poi Giardino, ancora Palazzo, prova il traversone dalla tre quarti, c'è l'intervento di Libertini, poi Recchia riesce a tenere il pallone in campo, anzi sì, secondo il direttore di gara non è uscito, che arriva adesso portiere Gabrieli che va a rinviare. Vinci, ancora Vinci lungo a cercare Amoruso, marcato da Giannone. Amoruso cerca un appoggio all'indietro, poi Carlà è fermato da Agostino. In maniera fallosa secondo il direttore di gara che va ad assegnare calcio di punizione in favore del Surbo. Sul pallone con Carlà anche Libertini, si allontana il numero 4 Lentini, si allontana anche Libertini. Carlà a calciare direttamente verso la porta, tiro completamente fuori misura che si perde al lato, mentre sta già effettuando il riscaldamento Daniel Mastronardi per la Trulli Grotte. Sì, non capisco in questo momento perché, se per scelta tecnica o se forse qualcuno dei difensori della Trulli Grotte non sia al 100%, non riesco a capire questo. Rinvio di Ventrella, pallone che arriva Giardino, poi Agostino, difende palla il numero 10 Alessandro Giardino, ancora Giardino, autore di una doppietta all'andata. Scambiare con Sabatelli, c'è la sovrapposizione di Recchia,
ancora Sabatelli prova ad accentrarsi, va a scambiare con Giardino, pallone di ritorno per Sabatelli, poi Massafra è sceso sulla sinistra, Palazzo l'ha visto, Massafra, Palazzo riceve in questo istante, prova ad andare al cross, il pallone viene intercettato da un giocatore del Surbo. Poi lo recupera ancora la Trulli e Grotte con Gentile, Recchia, scambio con Agostino, allarga sulla sinistra dove c'è Palazzo, ancora Massafra, prova ad andare via sulla sinistra, Massafra salta un giocatore, la mette in mezzo, poi c'è la difesa del Surbo che va ad intercettare togliendo la sfera dai piedi di Sabatelli, che si stava coordinando per provare la rovesciata. Gentile, ancora un pallone allontanato, dalla retroguardia salentina, Recchia, Sabatelli, larga sinistra ancora per Massafra, aggancia Gentile, ancora Gentile, c'è spazio per il tiro provato dal numero 11 Massafra, pallone di poco sul fondo. Una bella combinazione sullo stretto in questo caso tra Gentile e Massafra, liberta al tiro. Diciamo che la partita è improntata su questo: il Trulli e Grotte manovra bene la palla, cerca molto gli esterni e dovrebbe secondo me cercare di aggiustare un pochettino per quanto riguarda le marcature preventive dietro, perché loro sono bravi a ripartire, in particolare con l'esterno, il numero 11 Carla, ma in fase di contropiede sono molto pericolosi, quindi credo che almeno in questo tempo, anzi, andrà avanti così la partita. Ci prova Carla per il Surbo, ancora Carla, Vinci, poi Giardino, Sabatelli viene tenuto da Libertini, intervento regolare secondo il direttore di gara. Giardino, Sabatelli, ancora Sabatelli, cerca di saltare il numero 4 avversario Lentini, lo fa in maniera irregolare secondo il direttore di gara che va a comandare calcio di punizione adesso per la Trulli e Grotte, mentre Mastronardi è già pronto dopo appena 25 minuti, vediamo cosa deciderà di fare mister Sgobba. Il calcio di punizione di Giardino, palla tagliata in area, colpo di testa di Fracella, poi ancora Giardino, pallone sul secondo palo dove c'è Vinci che la va a prolungare di testa. Ecco pronto il primo cambio, fuori con il numero 2 Dewi Recchia, che si era lasciato cogliere impreparato dalla incursione di Carla, dentro con il numero 13 Mastronardi, molto probabilmente Mastronardi al centro e Pagnelli nel ruolo di terzino destro, che è quello che ha ricoperto per gran parte del campionato. Sì, indubbiamente hai detto bene Flavio, si sposta sulla destra Pagnelli, non capisco se per scelta tecnica, ripeto, o per infortunio, ma è anche vero che su quella fascia il Surbo ha fatto quello che voleva, quindi è probabile anche la seconda opzione. Giardino, poi Massafra, ancora Giardino, pallone per Gentile che prova a saltare il capitano avversario Giannone, che lo mette giù, viene ammonito al minuto 27 Giannone. C'è il calcio di punizione per la Trulli e Grotte adesso. Andrea Gentile sulla sfera,
Gentile prova a metterla in mezzo, c'è il colpo di testa a liberare Di Libertini. Bruno. Ancora Libertini. C'è il fallo su di lui da parte del numero 5. Vinci. Calcio di punizione per la Trio Calcio Surbo dopo 28 minuti e 10 secondi. Salentini in vantaggio per 2-1. Rinvio lungo di Gabrieli, il colpo di testa di Vinci, poi Sabatelli. Viene fermato regolarmente dal numero 4 Salentino Lentini. Massafra indietro per Palazzo. Amoruso protegge il pallone, è mezzo a tre. Vediamo Amoruso cosa deciderà di fare. Pallone all'indietro per Palazzo che prova il cross. Sabatelli in acrobazia. Pallone che termina out. Forse avrebbe potuto essere più concreto Sabatelli andando a stoppare il pallone e poi cercare la conclusione. Sì, ma quelli sono attimi e nel momento in cui decidi di fare quella giocata insomma è meglio che non ci pensi tanto. Comunque ancora una bella palla sull'esterno. La difesa in questo caso dello Surbo era un po' troppo schiacciata verso la parte destra, quindi ha lasciato libero Sabatelli che insomma stava tentando un tiro, un gol che sarebbe stato un gol davvero bello. Pallone adesso nei pressi della bandierina del corner. Che c'è in fallo laterale. Rimessa a Surbo, Carlà, pallone all'indietro, prova a giocarlo ancora il numero 3 Libertini, subisce un'altra volta fallo. Calcio di punizione Surbo che verrà effettuato da Carlà. Andiamo ad andare a distanza adesso sia il numero 7 Sabatelli che il numero 11 Massafra. Partirà proprio Carlà con il destro. Vediamo il calcio di punizione tagliato, poi l'intervento di Vinci a liberare in calcio d'angolo. Ancora Surbo, pericoloso dalle parti di Ventrella. L'ultimo tocco è stato di un giocatore in maglia bianco-azzurra secondo il direttore di gara. Si riprenderà con un calcio di rinvio per il portiere Ventrelli. Sì, da qua mi sembrava che fosse l'attaccante del Surbo ad aver buttato fuori. Forse dal campo l'impressione era diversa, però da qui io sono d'accordo con l'arbitro. Il rinvio di Ventrella. In avanti che arriva tra le braccia di Gabrieli. Invio del estremo difensore del Surbo. C'è ancora gioco fermo per un fallo a centrocampo della formazione salentina. Pagnelli, Gentile ancora all'indietro per Pagnelli, di servire Amoruso che viene tenuto da Giannone. Amoruso allarga sulla destra per Gentile, pallone messo in mezzo d'Argento a deviare in corner, angolo che Libertini non riesce ad evitare. Sarà quindi tiro dalla bandierina per la Trulli e Grotte con
Alessandro Giardino che si porta sul punto di battuta. Giardino prova a mettere la palla in mezzo, va a liberare Bruno, poi Sabatelli sul secondo palo, la schiaccia di testa, credo lo stesso Giardino, pallone che arriva tra le braccia di Gabrieli, va subito al rinvio, Pagnelli, Palazzo, ancora Palazzo, Mastronardi di testa, aggancia Pagnelli, sbaglia poi il suggerimento Celentini che la recupera in mezzo al campo, Carlà, Fracella, ancora Carlà, l'intervento di Agostino, mette giù Sabatelli, ancora Sabatelli, viene tenuto da Lentini, c'è il fallo del numero 4 della Trio Calcio che viene ammonito dal direttore di gara. Sì, giusta questa ammonizione, ancora pericoloso Sabatelli, sull'esterno ha un gran passo, quindi devono stare attenti sia l'attaccante di sinistra che la mezza da sinistra, devono andare sempre a fare raddoppio perché altrimenti rischiano che da quella parte il Trulle Grotte possa creare pericoli seri al Surbo. Calcio di punizione per Gentile, Mastronardi, Palazzo, pallone ancora all'indietro per Daniel Mastronardi, va a scambiare con Vinci, pallone lungo nella zona di Libertini che salta di testa, arriva Bruno, scambio ancora con Lentini, fermato da Giardino in maniera regolare, secondo l'arbitro protesta la formazione del Surbo, poi Sabatelli va sportivamente a mettere il pallone in fallo laterale. Contrasto duro da parte di Giardino che poi va a bisticciare con Libertini. Rimasto giù Lentini, pare essersi fatto male dopo il contrasto con Giardino. Sì, non sembra un fallo cattivo, ma deve stare attento Giardino, che ogni tanto ha questi colpi, ogni tanto perde la testa, e deve stare attento perché è un giocatore molto importante per il Trulle Grotte, ma anche perché poi l'avversario, in questo caso non penso, però in generale insomma si può far male e non è una bella cosa. Un po' più lucido forse. E ancora giù Lentini, viene aiutato a rialzarsi adesso dallo staff medico del Surbo, in campo anche il dottor Pierfrancesco Di Masi, aiuta a rialzarsi al numero 4 del Surbo, forse una botta al costato per lui. Mette in gioco il pallone il Surbo, Giardino che se la va a riprendere, Palazzo, Agostino, su di lui la pressione del numero 9 romano, Palazzo, Giardino, Mastronardi, ancora Palazzo all'indietro per Mastronardi, scambia con Agostino, Mastronardi prova a dare il pallone lungo, poi fischiato fallo di Massafra e danni di Fracella, calcio di punizione per il Surbo che verrà battuto proprio dal numero 4 Lentini. Ricordiamo Surbo che sarà impegnato qui giovedì contro l'Omnia Bitonto dopo il successo in semifinale contro il Racale. Lentini sulla sinistra dove c'è l'intervento di Pagnelli, poi Sabatelli fermato in maniera fallosa da Libertini. Libertini, pallone
lungo per il numero 7 Poleti, che si è visto poco fino adesso tranne che per il gol. Il Sorbo sta attaccando tanto dalla sinistra, poco da destra, dove comunque Poleti ha colpito una volta e buona al terzo minuto. Sì, sì, sì. In questo caso abbiamo visto un errore in uscita di Massafra, Mastronardi ha letto male la palla scoperta e si è trovato un po' in ritardo, poi fortunatamente è riuscito a recuperarla. Però devono stare attenti perché sono molto veloci i tre del Surbo, sono giocatori pericolosi, quindi devono stare attenti nella fase di non possesso. Parliamo adesso per Mastronardi. Avanti per Massafra, abbiamo il controllo del numero 11 della Trullia Grotte. C'è la rimessa laterale proprio per il Surbo con Mento, poi Fracella, Vinci, lascia scorrere per Ventrella, va a ricevere Pagnelli, scende il numero 6 della formazione castellanese, il cambio di gioco per Massafra, arriva adesso sul pallone il numero 11 della Trullia Grotte, Palazzo, velo di Giardino, Agostino, allarga ancora a sinistra per Massafra. Il pallone che arriva nella zona di D'Argento, la lascia scorrere, sarà rimessa dal fondo per Gabrieli, mentre Moruso chiede all'arbitro di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco e viene ammonito per protesta. Sì, Amoruso si lamentava con l'arbitro che il portiere mettesse troppo tempo per il rinvio dal fondo. In precedenza bella l'azione, bella l'esca fatta tra i due centrocampisti centrali, si seguiti da un cambio di gioco, bene nelle intenzioni, male nell'esecuzione. Rinvio dal fondo di Gabrieli. Agostino in due tempi. Poi Gentile. Viene fermato in maniera fallosa da Lentini. Mento di testa, poi Poleti. Lui Palazzo. Palazzo che sta soffrendo un po', il numero 7 del Surbo. Non è riuscito adesso a controllare il pallone il giocatore della Trullia Grotte. Messa laterale trio calcio effettuata in questo istante. Palazzo all'indietro da Ventrella, stoppa il pallone, lo va a rinviare direttamente nella zona dove c'è Romano. Mastronardi, Massafra, poi Giardino, ancora Giardino, pallone per Gentile, ancora Gentile, prova a controllare la sfera, viene messo giù da un giocatore avversario, Andrea Gentile, guadagna un calcio di punizione la formazione di Castellana Grotte. Giardino, c'è un orizzontale per Amoruso tenuto bene da Giannone, li porta via la sfera, prova a lanciare Carlà che è in posizione regolare, era tenuto in gioco da Palazzo, come arriva sul pallone Carlà ad allontanare la sfera. Arbitro che ha un metro di giudizio molto rigido, va ad ammonire anche Carlà al minuto 42 per proteste. Sì, gesto di stizza di Carlà, insomma purtroppo il regolamento dice che in questo caso il giocatore deve essere ammonito. Insomma, sono situazioni un po' al limite, i giocatori devono essere bravi a mantenere la freddezza, in questo caso lui ha perso la testa, quindi il giallo purtroppo è meritato. Vinci, Mastronardi, pallone per Palazzo, Mastronardi, avanti per Poleti, Fracella, riesce a controllare la Mento,
termina al lato. Agostino, Pagnelli, Sabatelli, Giardino, Agostino, Vinci, Mastronardi, ancora Mastronardi sulla sinistra per Palazzo, Massafra, Mastronardi ancora per Palazzo, per il numero 11 Massafra, Agostino a scambiare con Giardino, c'è Pagnelli sulla destra, l'ha visto Giardino, Pagnelli prova ad effettuare il traversone, pallone che si perde sul fondo, anzi non è ancora uscito, si fa segno l'arbitro, quindi si riprenderà con una rimessa da fondo campo per l'estremo difensore del Surbo Gabrieli, mentre zoppica il capitano del Surbo Giannone. Dovrebbe essere comunque tutto a posto per lui. Rimessa dal fondo per Gabrieli. Prolunga di testa Romano per Carlà. C'è l'uscita stavolta di Ventrella. Palazzo. Agostino. Gentile. Ancora Gentile. Fermato in maniera fallosa da Lentini, secondo il direttore di gara. 40 secondi al termine del primo tempo. Gentile. Sabatelli. Ancora Sabatelli. Prova un dribbling, poi va a servire Agostino. Pallone di ritorno completamente sbagliato, che innesca Fracella, che poi ha provato ad allargare sulla destra dove c'è Poleti, che non è arrivato a destinazione. Mento qui va a difendere il pallone. Giannone lascia al portiere Gabrieli. Buona l'uscita, adesso vedremo l'indicazione del recupero da parte del direttore di gara, ci sarà almeno un minuto per il cambio e l'interruzione per l'infortunio a Lentini. Mastronardi porta avanti il pallone, Massafra di testa va a prolungare per Amoruso. Fracella allargato sulla destra, dove Poleti ha dato praticamente un metro su 5 di corsa a Palazzo, pallone messo in mezzo, conclusione provata da Romano, palla fuori, però che progressione Poleti rispetto a Palazzo. Sì, in questo primo tempo è stata evidente la differenza di velocità tra l'esterno sinistro del, l'esterno sinistro del Castellana e l'esterno destro del Poleti del Surbo, ma il Surbo ha due grandi qualità: uno, riesce a essere compatto dietro; due, riesce a chiudere bene le linee di passaggio, quindi crea difficoltà sulle grotte nella manovra centrale, dove è il fulcro del gioco, e qua finisce il primo tempo. Dopo un minuto di recupero termina 2-1 per l'Atrio Calcio Surbo il primo tempo. Ricordiamo le reti di Poleti dopo 2 minuti e mezzo, il pareggio di Sabatelli al 9, il gol di Carlà al 14. Si chiude qui la prima frazione di gioco, noi ci fermiamo per un piccolo break, ci fermiamo e ci ritroviamo nella ripresa. Sta per cominciare il secondo tempo all'Azzurri d'Italia di Castellana Grotte, tra Trulli e Grotte di Castellana e Trio Calcio Surbo. Ricordiamo, i primi 45 minuti si sono chiusi con il punteggio di 2-1 in favore della formazione salentina, grazie alle reti messe a segno da Poleti e da Carlà, intervallati dal momentaneo pareggio di Alessandro Sabatelli. Altri 45 minuti per la Trulli e Grotte per tentare di incrementare il vantaggio rispetto alle dirette inseguitrici, 45 minuti invece per il Surbo per cercare di portarsi a meno 2 dalla formazione di mister Sgoba. Sono rientrati gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gioco.
solo cambio effettuato nel primo tempo con la sostituzione che ha visto protagonista Daniel Mastronardi, è entrato al posto di Recchia che stava soffrendo oltremodo Carlà sull'out di sinistra del fronte d'attacco del Zurgo, quindi sull'out destro dell'attacco della difesa castellanese. Vediamo adesso Amoruso, trenare di rigore, pallone sul secondo palo, Sabatelli si trova il pallone tra i piedi, prova la conclusione, intervento provvidenziale da parte di Libertini che va a salvare la propria porta. Adesso rimessa laterale per Attrulli e Grotte, pericolo scampato per il Zurgo. Sì, anche in questo caso il terzino si è fatto trovare mal posizionato. A te Flavio. Vediamo il corner, pallone messo in mezzo, il colpo di testa di Vinci, la sfera è ancora lì, c'è l'uscita di Gabrieli con il Zurgo che andrà adesso al rinvio. Concludo, è stato bravo Amoruso a mettersi tra difensore e palla, quindi a coprire bene la palla con il corpo e a mettere una palla molto bella sul secondo palo dove per un pelo Massafra non ha ribadito in rete. Vediamo Poletti, uno contro uno con Palazzo, ancora Poletti, prova il tiro a giro sul secondo palo, conclusione fuori misura, rimessa dal fondo per Ventrella. Portiere della Trulli e Grotte adesso sistemare il pallone. Giardino, pallone per Massafra sulla sinistra, lo stop del numero 11 della Trulli e Grotte, Massafra prova a metterla in mezzo, intervento di Mento a deviare la sfera in corner, angolo che verrà battuto proprio da Massafra. Il corner, il pallone sul secondo palo, provvidenziale adesso Giannone a toglierla dalla testa di Vinci, ancora angolo dall'altra parte, Sabatelli lo mette ancora in mezzo, questa volta non c'è nessuno pronto a colpire di testa. Sì, sembra essere tornato in campo con il piglio giusto la Trulli e Grotte, in questo caso si sono lasciati prendere un po' dalla frenesia di battere veloci del corner, ma gli attaccanti non erano ancora posizionati in maniera corretta, quindi non è uscito niente in pratica. Agostino, Pagnelli, Sabatelli, ancora Sabatelli, però è infiltrante per Amoruso, il suo stop non riesce a servire. Giardino, pallone profondo per Carlà, è uno contro uno con Vinci, prova a saltarlo con un sombrero, bravo Carlà, ancora Carlà, si accentra per la conclusione, cambia sul secondo palo per Poletti, raggiunge un po' in ritardo il pallone, Fracella, ancora Fracella, prova il dribbling su Mastronardi, lo mette giù, secondo il direttore di gara in maniera irregolare. Fracella per terra. Sarà calcio di punizione per la Trio Calcio. Due uomini in barriera adesso per il portiere Ventrella. Pallone Libertini direttamente verso la porta, blocca senza problemi Antonio Ventrella, adesso il rinvio, Giannone non si fa scavalcare dalla sfera, poi di testa Gentile, ancora di testa Giannone, Gentile, intervento a centrocampo su di lui di Libertini, Mastronardi, Agostino, Pagnelli, ancora Pagnelli, va a scambiare con Sabatelli, viene messo giù adesso il numero 7 della Trulli e Grotte, c'è il calcio di punizione in favore della formazione maglia arancione. Mentre è pronto per entrare Francesco Daddato con la maglia numero 18,
17 gol per lui fino adesso. Andiamo a seguire questo calcio di punizione che partirà dai piedi di Alessandro Sabatelli. Sabatelli, il pallone tagliato in area, rimbalza nell'area piccola, poi termina la sua corsa fuori. Sì, l'intenzione era buona, una palla tagliata sul secondo palo, era un po' debole, non granché precisa, quindi nulla di fatto per la Tulle Grotte che, ripeto, sembra essere entrata in campo con un piglio diverso rispetto al primo tempo, ma il Surbo è una squadra tosta, è una squadra che concede poco, è una squadra molto molto temibile, quindi sarà una partita combattuta fino al 90esimo. Il cambio fuori Palazzo, dentro Daddato. Con... si passa un 4-3-3, Sabatelli si abbassa come terzino sinistro, Daddato esterno a destra, quindi cambia modulo il mister Sgobba. Agostino. Pallone che esce ancora una volta sul fondo. Il rinvio adesso di Gabrieli. Bruno non riesce a controllare il pallone, la rimessa per la Tulle Grotte. Pagnelli cercare di servire a Moruso, ancora Moruso prova a metterla in mezzo, la sfera è uscita secondo il direttore di gara, la rimetterà in gioco il portiere del Surbo Gabrieli, che ovviamente non ha fretta. Rinvio di Gabrieli, pallone che viene colpito di testa da Vinci, poi Lentini a cercare di allargare sulla destra per Poleti, pallone che scorre sul fondo. Sabatelli, Mastronardi, ancora Sabatelli, adesso agisce nei tre di centrocampo con Agostino Gentile. Anzi, forse proprio da terzino sinistro, Alessandro Sabatelli. Il 4-3-3 di mister Sgobba. Giardino. Guardate come alto Sabatelli, va a ricevere proprio adesso il pallone sull'out di sinistra. Sabatelli va uno contro uno con Mento, va a servire Massafra. Pallone all'indietro per Agostino. C'è largo a destra Gentile. Riceve in questo istante Gentile, prova il traversone. C'è l'intervento di Giannone che non riesce ad evitare il corner. Ancora angolo per la Tulle Grotte. Andrà a batterlo proprio il neo entrato Daddato. Sale anche Mastronardi per andare a colpire di testa. La sua conclusione, si perde alta sopra la traversa. Ha sfruttato le sue caratteristiche da giocatore di grande presenza fisica. Mastronardi ha attaccato bene il primo palo, ha impattato male la palla, però l'intenzione era tutto sommato positiva. Ancora il rinvio di Gabrieli. Poletti di testa, Mastronardi a mettere in fallo laterale, prende campo il Surbo adesso.
diciamo Romano la mette in mezzo, poi Pagnelli con il petto all'indietro per Ventrella. Rinvio di Antonio Ventrella, pallone a cercare da Dato, anticipato da Libertini, poi Pagnelli, Amoruso di testa a cercare da Dato, andiamo da Dato, viene raddoppiato, poi messo giù dal numero 4 Lentini. Calcio di punizione sul lato di destra per la Trulli e Grotte, che sta sfruttando soprattutto quella corsia per andare ad attaccare. Da Dato sul pallone, pallone raso terra, intercettato ancora una volta da Libertini. Carlà domestica anche questo pallone, c'è l'intervento di Alessandro Giardino, la rimessa laterale per la Trio, calcio surbo con Poleti, anzi Mento che va a prendersi il pallone. Sabatelli, Poleti, lo scambio con Romano, poi attenzione al fallo commesso da Poleti su Gentile, giallo anche per il numero 7 della formazione di Surbo. Poletti che adesso si è abbassato sulla linea dei centrocampisti, un 4-4-2 quello in campo per Mister Rollo. Sì, sì, giustamente sfruttando la situazione di vantaggio cerca di colpirsi sulle fasce esterne che sono le posizioni di campo dove Trulli e Grotte si rende pericoloso, quindi scelta molto saggia di Mister Rollo, attenzione, che decide di coprirsi sugli esterni. Per recuperare il pallone Gabrieli. Rinvio del portiere del Surbo, la palla rimbalza davanti a Vinci, poi Carlà prova a prolungarla per Romano. Ancora Romano, viene raddoppiato, riesce a servire all'indietro Fracella che va alla conclusione. C'è stato per un fallo ai danni di un giocatore del Surbo, l'arbitro ha quindi comandato calcio di punizione per la formazione maglia bianca-azzurra. Buona occasione adesso dai 25 metri per la Trio Calcio. Che errore dei due difensori centrali, Flavio, che errore. Entrambi sulla palla hanno deciso di rischiare facendo rimbalzare. Quelle sono palle pericolose, hanno un attaccante forte il Surbo, non devono mai farla rimbalzare. Così facendo hanno creato un'occasione da gol, un'occasione pericolosa per il Surbo. Sono disattenzioni che alla lunga si pagano. Abbiamo questo calcio di punizione sulla sfera Carlà. Si allontana adesso lasciando forse l'incarico a Libertini, effettuando la rincorsa da sinistra Carlà, da destra Libertini, vediamo chi parte per la formazione di Surbo. Sinistro di Libertini, palla da girare la barriera, se la trova tra le braccia Antonio Ventrella che la blocca sicuro. Andrà adesso al rinvio il portiere della Trulli e Grotte. Sì, parata facile per Ventrella, era una posizione molto molto rischiosa. L'attaccante del Surbo, il giocatore del Surbo, è stato bravo a battere la punizione, non l'ha angolata bene, ma era una situazione in cui il Surbo poteva portarsi sul 3-1. Gentile, Pagnelli, ancora Gentile, non riesce a controllare il pallone, quarto d'ora trascorso da una decina di secondi, sempre 2-1 per la formazione del Surbo, mezz'ora più recupero al termine. Fracella, su di lui Giardino, pallone che termina all'alto, la rimessa per il Surbo effettuata in questo istante. Fracella prova a calciare direttamente verso la porta, nessun problema per Antonio Ventrella nel bloccare questo pallone.
rinvio ancora del estremo difensore della formazione maglia arancio, Amoruso, al dietro per Daddato. Daddato al limite dell'area di rigore, viene messo giù. C'è il direttore di gara che va ad ammonire per simulazione Daddato. Ho dubbi, Flavio, da qua sembrava una punizione netta, però è certo che in quello spazio Daddato avrebbe potuto fare molto molto meglio, avrebbe potuto tentare il tiro in porta, un po' rallentato l'azione cercando evidentemente il fallo, però ripeto, mi sembra un po' ingiusto anche ammonirlo per simulazione. Ma c'è la maglietta del Castellano. Andrà rinvio adesso Gabrieli sul calcio di punizione di testa Mastronardi. Agostino, Sabatelli, prova a prolungare di testa Amoruso, pallone deviato in fallo laterale dei giocatori del Surbo, pallone per Massafra, controllamento che riesce a farla sfilare sul fondo per la rimessa del suo portiere Gabrieli. Giardino, cambio di gioco per Daddato, posizione regolare secondo il direttore di gara. Era scattato sul filo Francesco Daddato. Vinci, Carlà, cambio di gioco per Poletti sulla destra, vediamo se riesce ad arrivarci il numero 7 del Surbo, non riesce ad evitare il fallo laterale per la Trulli e Grotte, rimessa che verrà battuta da Sabatelli. Giardino, suo controllo, pallone all'indietro per Mastronardi che lo gioca con Vinci, invio di Luca Vinci per Amoruso, poi Libertini, Giardino, ancora Giardino, cerca di lanciare Massafra sulla sinistra, poi il controllo di Agostino che viene anticipato da Fracella. Vinci, Giardino per Amoruso, riesce a vincere il contrasto con D'Argento, poi Massafra all'indietro per Sabatelli, pallone sul sinistro, lo scambia con Massafra, Massafra che viene raddoppiato, subisce fallo Massafra, punizione già battuta, Agostino, c'è spazio per il tiro, va alla conclusione, palla deviata in calcio d'angolo. Era buona l'idea di Mauro Agostino. Sì, era buona perché la difesa del Surbo ha rallentato un pochettino la fase di accorciamento verso l'attaccante, quindi aveva lo spazio, ha fatto molto bene a tirare, poi lui è dotato di gran tiro da fuori. A te. Questo colpo di testa, la parata di Gabrieli, poi la palla è ancora lì, ancora Gabrieli che la va a salvare in corner su un batti e ribatti, prima Mastronardi, poi credo ancora lui a tirare verso la porta. Azione tamboreggiante, oserebbe dire qualche telecronista più bravo di me, dove Daniele Mastronardi per un pelo non andava. A te, Flavio. Attenzione, nuovo corner, Agostino, il tocco all'indietro per Daddato, sbaglia la conclusione il numero 18 del Castellana, rimessa dal fondo adesso per il Surbo dopo due grossi pericoli portati dall'attacco della formazione della Trulli e Grotte, mentre sta per effettuare anche l'ultimo cambio mister Sgobba, pronto ad entrare con la maglia numero 16 Semeraro, credo che andrà a prendere il posto di Amoruso. Lo credo anch'io, Flavio, è il cambio più logico che farebbe mister Sgobba, mettere un giocatore fresco, un altro buon giocatore. Attenzione Sabatelli, fortuna muscolare sembra da qui. Proprio prima del cambio resta giù Sabatelli, Sgobba dovrà adesso rivedere. Sua formazione, vediamo un attimo. No, non è finita la partita. Fuori con il numero 7 Alessandro Sabatelli, dentro comunque
con il numero 16 Semeraro, anche se, se resta in campo Amoruso. Voglio vedere ora con 5 punte come schiera la sua squadra Mister Sgob. Non ho idea, adesso, adesso vedremo, credo che vediamo. Sembra che vada Amoruso a sinistra, al centro Semeraro, a destra Daddato e in mezzo a campo come erano messi prima, insomma. Sì, ma Safra andrà a fare praticamente il terzino. Vediamo questo pallone per Gentile nel frattempo. Tra le grotte a trazione anteriore adesso. Pagnelli con Massafra addirittura che da attaccante fa il terzino sinistro. Semeraro, appoggio di Amoruso, ancora Semeraro, pallone per Amoruso, c'è un fallo commesso dal numero 9 Semeraro. Calcio di punizione per il Surbo che adesso sostituisce il suo numero 8, anzi no, entra Fracella. Credo esca con la maglia numero 9 Romano. Sì, fuori Romano con il numero 9, dentro con il numero 13 De Dominicis, che si va a mettere sulla linea difensiva. Spostato in avanti Poleti con Carlà. Anzi, forse 4-5-1 proprio per il Surbo. Sì, anch'io credo che sia un 4-5-1. Mentre Tullio Grotte, come hai detto benissimo tu, al posto di Sabatelli uscito infortunato sull'out di sinistro come terzino sinistro è andato a ricoprire con Massafra. Per il resto rimane tutto com'era. Nuovo angolo per Atrulli e Grotte adesso dall'out di destra. Battere il corner sarà Daddato. Sale Vinci, sale anche Mastronardi. Parte il corner di Daddato, pallone in aria, la respinta di Gabrieli, il tiro di Gentile deviato da Poleti, poi Daddato anticipato dall'intervento di Libertini, prova a far andare Carlà su di lui, Pagnelli lo rimonta, poi arriva Ventrella sul pallone, lo rimette subito in gioco per Massafra. Agostino, Mastronardi lascia Massafra, ancora Massafra, porta avanti il pallone, lo scambia con Agostino sulla destra per Gentile. Giardino, intervento in gioco pericoloso adesso proprio del neoentrato De Dominicis. Ora c'è un calcio di punizione dei 25 metri per la squadra di Sgobba. Punizione molto pericolosa adesso. Io credo che andrà Daddato con il sinistro. A te Flavio. Vediamo sul pallone Daddato, Giardino e Agostino. Nei pressi della sfera anche il numero 11 Massafra. In 5 uomini vicino il punto di battuta per la formazione della Trulli e Grotte. Vediamo chi sarà a partire. Chiede che la barriera vada a distanza. Parte Daddato, la sua conclusione era sotterra, la sfera sfugge a Gabrieli, poi la va a deviare in angolo Giannone. Una rasoiata pazzesca di Daddato, potentissima, dove poi è stato bravo a respingerlo in due tempi. Adesso corner pericoloso ancora con il mancino di Daddato. Non è messo in mezzo, ancora Gabrieli con i pugni, la palla arriva fuori a Gentile, Massafra. Gentile sbaglia tutto, riparte Surbo adesso con Carlà, autore del gol del 2-1, ancora Carlà. Poleti, Poleti riceve, Poleti in area di rigore, viene rimontato dall'intervento di Andrea Gentile. Poi si porta fuori il pallone, la rimessa laterale Surbo, 20 più recupero al termine. Sempre 2-1 per la Trio Calcio. Aggancio di Carlà, poi fermato dall'intervento di Giardino. Giannone,
recupera da Dato, non riesce a controllare Semeraro, Amoruso poi non riesce ad evitare il fallo laterale, sarà rimessa per trio calcio con Mento pronto ad effettuarla, qui non c'è arrivato Emanuele Amoruso. Lentini, Amoruso ha chiamato il pallone Semeraro, poi Giannone, intervento di testa di Massafra, ancora Amoruso, l'intervento di testa su di lui di De Dominicis. Mento, avanza palla al piede Semeraro, Agostino, da Dato, sta scendendo sulla destra Pagnelli, c'è stato il fallo commesso su di lui da parte del numero 3 Libertini, poi un cartellino giallo credo all'indirizzo proprio del numero 3 della formazione del Surbo, punito al 72esimo, calcio di punizione ora per la Trulli e Grotte con Giardino pronto ad andare a batterlo. Ci sono 4 giocatori della formazione castellanese pronti ad entrare in area. Giardino, pallone sul secondo palo dove Vinci non arriva, messa dal fondo Surbo adesso. Una giocata classica del Trulli e Grotte che sfrutta la grande imponenza fisica di Luca Vinci che attacca il secondo palo per tentare di farla sponda, in questo caso la palla era un po' troppo lunga e non è riuscito per un pelo a metterla in mezzo. Rimessa laterale per Mento. Panino. Giardino. Panino. L'anticipo Carlà, poi Mastronardi. Indietro ancora per Vinci. Pagnelli. Va a ricevere Gentile. Ancora Gentile che salta un avversario, prova ad entrare in area di rigore, la mette in mezzo e Amoruso fallisce un gol che forse era più facile segnare. Non ci credo Flavio, non ci credo, non ci credo. Ancora Gentile, bravissimo a buttarsi nello spazio a destra, a inserirsi tra le linee, riesce a fare un buon dribbling sulla volta di destra, mettere una palla facilissima, doveva solamente spingere in rete Amoruso, ciccato clamorosamente, ma Surbo in difficoltà. È gravissimo di Emanuele Amoruso che ha concluso alto, ancora un quarto d'ora al termine del match. Vinci, servire Semeraro, il suo stop, riesce a servire da Dato. Dato è tra 4 avversari, c'è stato l'intervento regolare di Lentini che ha portato via benissimo il pallone a Dato, poi Poletti, messo giù da Massafra, l'intervento di Semeraro, falloso su Carlà, giallo anche per il numero 16 della Trulli e Grotte. È partita nervosa in questo momento. Su Dato sono d'accordo con l'arbitro, non c'era fallo, in questo caso è forse esagerato il giallo a Semeraro. Ammonito Semeraro, resta giù Carlà. Si rialza ora il numero 11 del Surbo. Tre si vanno a dissetare i giocatori in campo. Per rientrare il numero 11 della formazione della Trio Calcio, Fracella,
pallone allargato sulla destra dove c'è Poletti, in anticipo su di lui Mastronardi, c'è il fallo del numero 7 di Surbo. Agostino, Vinci, pallone lungo per Daddato, ma ci arriva prima di tutti il portiere del Surbo Gabrieli. Massafra d'Argento, di testa Agostino per Semeraro. Giardino prova il cambio di gioco, c'è l'intervento di Giannone. Giardino all'indietro per Agostino, c'è sulla destra Pagnelli, si fa vedere il numero 6 della formazione arancione, Gentile, pallone messo in area, se l'ultima deviazione di un giocatore del Surbo, nuovo angolo per Atrulli e Grot. Punto di battuta del corner Tiziano Massafra. Pallone sul secondo palo. Direttamente fuori, c'è la rimessa da fondo campo adesso per Gabrieli dopo l'ennesimo pericolo scampato per la sua squadra. Sì, queste sono le classiche palle velenose dove veramente basta una piccola deviazione per creare una situazione molto pericolosa. Andiamo Semeraro, uno contro uno con Giannone. Giannone fa carambolare il pallone sul giocatore avversario. Rimessa dal fondo, ancora una volta per il Surbo, Agostino, Bruno, sale palla al piede il numero 10 della formazione di Surbo, ancora Bruno cerca un dribbling, lo ferma Pagnelli, Vinci, e Semeraro. Semeraro cerca di andare via sulla sinistra, su di lui c'è il capitano del Surbo Giannone, si porta fuori il pallone Domenico Semeraro, giocatore privato dal Polignano a dicembre, era a Pezze l'anno scorso, ricordiamo Pezze è la formazione che ha ceduto proprio il titolo sportivo al Surbo. Rimessa laterale battuta da Mento, salta Massafra, poi Carlà mette giù il pallone, lo rimonta Mastronardi, Gentile, Agostino, sale con il pallone tra i piedi il capitano della Trullie Grotte, pallone allargato ora sulla destra dove c'è Pietro Pagnelli, prova il traversone, altra palla fuori misura terminata fuori. Sì, cercano sempre l'incursione sul lato destro, ma gli attaccanti della Trullie Grotte attaccano male, in questo caso la porta avversaria con questi cross risulta difficile, o meglio risulta facile per i difensori del Surbo leggere queste traiettorie. E, insomma. Massafra di testa, poi Mento, Giardino ad anticipare praticamente il suo capitano, poi Pagnelli. Ancora Giardino, Gentile, su di lui Fracella, Gentile cerca di superarlo, poi subisce il ritorno di un giocatore del Surbo, commette fallo Fracella secondo il direttore di gara che comanda calcio di punizione in favore della formazione castellanese. Pallone Andrea Gentile, pallone in area, non la tocca nessuno, vuole l'angolo la Trullie Grotte, probabilmente erano posizionati meglio di noi i giocatori in campo, non c'è stato tocco secondo il direttore di gara da parte di nessun giocatore della Trio Calcio.
rimessa dal fondo per portiere Gabrieli. 9 più recupero al termine, sempre 2-1 Surbo, tutti gol nel primo quarto d'ora. Poletti e Carlà per il Surbo, 1-1 momentaneo di Sabatelli per la Trulli Grotte. Giardino, Semeraro, ancora Semeraro, cerca Daddato, in anticipo Libertini, poi salta un avversario, il numero 3 di Surbo, che sale palla al piede. Pagnelli la va a recuperare, Daddato, ancora Giardino, riceve, manca il controllo, cerca di tornare sul pallone, commettendo fallo, ammonito anche Alessandro Giardino al minuto 82. Tutto è scaturito dal controllo di palla sbagliato da parte del numero 10 della Trulli Grotte. Era una situazione rischiosa, lui ha sbagliato lo stop e ha scelto di fare fallo in maniera saggia, ha speso il suo cartellino, perché se non l'avesse fatto sarebbero stati dolori per il Trulli Grotte. Mento, lo scambio con Poletti, ancora Mento, cerca di ridare il pallone al suo numero 7 che va alla conclusione, viene ribattuta Mastronardi, Agostino, Pagnelli deve uscire dalla propria area di rigore adesso da Trulli Grotte, Vinci, Agostino, non è profondo, Giardino, riceve il numero 10, maglia arancione, Agostino allarga sulla destra per Gentile, prova direttamente la conclusione in porta, la palla rimbalza davanti a Gabriele ed esce sul fondo. È una sua caratteristica, Gentile ha un grande tiro da fuori, ha tentato questa conclusione e insomma non è andata bene come con il contro di San Marzano, in questo caso è stata una palla abbastanza leggibile per il portiere. Andrà al rinvio Gabrieli, poi Bruno, supera un avversario, ancora Bruno, prova a scendere sull'out di sinistra, mette il pallone in mezzo, c'è la deviazione di Pietro Pagnelli in fallo laterale. Riceve Carlà, va ad andare via ad un avversario, si porta il pallone direttamente fuori. Giardino, ancora Giardino, avanza palla al piede, salta Fracella, sale ancora il numero 10 della Trulli Grotte che poi va ad allargare sulla destra dove c'è Semeraro, poi Libertini, anzi Lentini, riesce ad andare in anticipo su tutti ma non a tenere il pallone in campo. Giardino, lo scambio con Gentile, prova a metterla in mezzo da destra Gentile, c'è Giannone che la va a deviare per l'ennesimo calcio d'angolo per la Trulli Grotte. Hanno riproposto ancora una volta la classificazione del Trulli Grotte, palla da destra, attacco secondo palo dove è stato bravo il difensore ad anticipare l'attaccante. Daddato, manca il tiro in porta, Carlà, su di lui Pagnelli, ancora rimessa laterale per la formazione ospite, quasi 40 minuti sul cronometro, 5 e mezzo più recupero al termine. Poletti, poi Daddato in anticipo su Carlà. Mastronardi, la rimessa per Mento, Poletti, ancora Poletti, viene raddoppiato, riesce ad alleggerire all'indietro per Mento, la sfera arriva al numero 11 Carlà, cerca di guadagnare il fondo per andare al traversone, su di lui c'è Mastronardi, si porta il pallone direttamente fuori il numero 11 di Surbo. Vinci a giocare vicino il pallone con capitano Agostino, ancora Agostino, la gioca con Daddato, larga sulla sinistra per Massafra, Massafra va uno contro uno con Poletti, poi Giardino,
ancora da Dato, riceve il pallone, entra in area, cerca di metterla sul secondo palo, libera ancora la retroguardia del Zurbo, poi Giardino. Rimessa laterale, Trulli e Grotte, Mastronardi, vede Agostino, 11 giocatori del Zurbo nella loro metà campo, Pagnelli, Vinci, pallone per Giardino, il suo stop, ancora Giardino, va ad allargare per Daddato, posizione centrale per il numero 18 della Trulli e Grotte, all'indietro per Agostino, cerca lo scambio con Giardino, è regolare l'intervento del centrocampista del Zurbo che li porta via il pallone, poi una sfera recuperata da Pietro Pagnelli, cercato uno scambio con un compagno di squadra, gli ha portato via il pallone Libertini, regola del vantaggio per il Zurbo con Libertini che è quasi arrivato in area di rigore della Trulli e Grotte, pallone sul secondo palo per Carlà, posizione di offside per il numero 11 del Zurbo. Gioco già ripreso con Massafra, Daddato porta avanti il pallone, ancora Daddato, si accentra, fa partire la conclusione, Gabrieli non perfetto, va a deviare ancora una volta in angolo. Sfrutta le sue qualità Daddato, ha un sinistro eccezionale, il portiere non impeccabile, purtroppo a difesa schierata è molto complicato giocare, quindi quando si ha tempo e spazio da fuori e si hanno qualità così, è bene anche provarci. Altro corner per la Trulli e Grotte, adesso Giardino dalla bandierina, pallone messo in mezzo, Vinci di testa, poi Daddato aggancia il pallone, va al tiro, palla deviata, la parata a terra ancora una volta di Gabrieli, un ottimo Zurbo in fase difensiva in questo secondo tempo. Rinvio di Gabrieli, Agostini, Massafra, vada Gentile, visto Giardino sulla destra, c'è spazio per il cross, lo effetto in questo istante, Amoruso al centro dell'area, ancora Gabrieli ad andare a parare su Amoruso, migliore in campo seppur non perfetto stilisticamente Gabrieli. Clamorosa palla gol per il Trulli e Grotte, ma il portiere devo dire è stato bravissimo, era una palla difficile, veloce, e il portiere è stato lesto e insomma ha avuto un impatto importante, quindi complimenti al portiere avversario, complimenti. C'è un cambio adesso per il Zurbo. Fuori con il numero 3 Libertini. Dentro con il 14 Colapietro. Un minuto più recupero al termine. Massafra, Agostino, Vinci, ultimi assalti da parte della formazione castellanese, qui Amoruso non riesce ad arrivare sul pallone. Recupero stimato in 3 minuti di 3 giri di lancette al termine, sempre 2-1 Zurbo, il rinvio di Gabrieli, Massafra, Agostino, pallone allargato sulla destra dove però interviene proprio il neo entrato Colapietro, va a spazzare il pallone in fallo laterale. Agostino alza un campanile, non interviene Carlà, interviene invece impresa Gabrieli, poi si accartoccia sul pallone, andrà a rinvio adesso estremo difensore del Zurbo.
Pagnelli, Giardino, ancora Giardino sul secondo palo a cercare Semeraro, c'è anche Vinci in attacco. Sfera che è terminata sul fondo, anzi al lato del campo, e verrà rimessa in gioco dalla formazione della Trulia Grotte. Uno e mezzo al termine, da dato, ancora da dato, indietro, poi Giardino sulla destra, c'è spazio per il traversone, lo effettua in quest'istante, salta Vinci in anticipo su di lui D'Argento, che forse non tocca nemmeno. Verrà rimesso in gioco dal portiere Gabrieli quando manca un minuto al termine. Poleti, Carlà, poi Fracella a spazzare direttamente sul fondo. Pallone terminato out, la rimessa laterale ora per la formazione della Trulia Grotte, mancano 15 secondi più il recupero circa al termine. Fracella da Poleti, Poleti tiene lì il pallone, ancora Poleti cerca un dribbling, l'esperienza nonostante i 22 anni, Poleti, Giannone a calciare verso la porta, è finita la partita dopo 3 minuti di recupero. La Trio Calcio Surbo va ad espugnare il campo di Castellana Grotte con il punteggio di 2-1, le reti di Poleti dopo 2 minuti e mezzo, Sabatelli al nono e Carlà al quattordicesimo. Abbiamo qui accanto a noi per il commento finale anche il presidente della Trio Calcio, Oronzo Trio. Presidente, una partita sofferta per un successo importantissimo per quanto concerne la classifica per la sua squadra. Sì, è stata una partita molto sofferta e, per noi che eravamo al terzo o al quarto posto e arrivare sotto al Trulli, che è una squadra veramente forte e competente. Comunque sono contento e soddisfatto molto dei miei giocatori. Volete tornare qui giovedì ora per la finale di Coppa contro l'Omnia Bitonto? Sì, giovedì siamo qui, noi siamo i padroni di casa e quindi cercheremo di dare il massimo una partita come quella di oggi. Grazie al presidente Oronzo Trio, vediamo se riusciamo ad avere ai nostri microfoni anche qualche dirigente della formazione della Trulia Grotte, anche se vediamo che non ce ne sono qui nei pressi della tribuna stampa. Quindi Paolo, a te il commento finale del match, una Trulia Grotte che ha dominato la scena nel secondo tempo senza però riuscire a trovare la via della rete, anche a causa di un grande Gabrieli che ha salvato la sua squadra in almeno un paio di occasioni. Sì, in alcune circostanze anche fortunato il Surbo, però devo dire che è stata una partita difficile. Il Surbo ci ha messo del suo, ha fatto una grande partita, non ha rubato niente, era quello che mi aspettavo, una partita tosta, così è stata, e complimenti al Surbo. Quindi Trulia Grotte 1, Trio Calcio Surbo 2, dall'Azzurri d'Italia di Castellana Grotte è tutto, il più cordiale buon proseguimento di serata.